la fa, quando di fatto si è data attuazione prima in realtà in Sicilia al quello che è il decreto assessoriale dello scorso anno. Questo decreto assessoriale, in verità, noi abbiamo ritenuto per questa comunità in particolare essere alquanto, come dire, devastante, perché facendo riferimento a delle norme nazionali, il cosiddetto decreto Balduzzi, che per noi significava dare la possibilità di un ospedale di base, un pronto soccorso a questa comunità, di fatto ha ritenuto di doverlo chiudere. Quando noi parliamo ovviamente del distretto sanitario di Giarre, parliamo di un'area della provincia di Catania che va verso Messina, ricomprende 10 comuni, ricomprende circa 90.000 residenti. Ebbene, questo decreto individuava in bacini di utenza pari a circa almeno 80.000 residenti, con delle distanze rispetto ai centri più periferici, nel nostro caso sono i comuni di Castiglione.